Buon dia, buonasera, buonanotte e benvenuti a una nuova puntata del tutorial di Transport Tycoon. Oggi andremo a vedere un argomento abbastanza breve, ma spero sia esaustivo. Allora, facciamo un esempio. Abbiamo una bella ferrovia e dobbiamo attraversarla con una strada. Come possiamo fare questa cosa? Possiamo fare in questo modo. A raso, quindi. Togliamo un attimo gli alberi qua che hanno fastidio. Possiamo farlo con un bel ponte. Oppure possiamo farlo con una bella galleria. Se io abbasso il terreno, stando attento a non fare così, perché così non possiamo farlo. Dobbiamo avere un minimo di terreno sotto. Apriamo tunnel. Ci assicuriamo che la parte iniziale sia uguale a quella finale. E via. Allora. Vantaggi e svantaggi di ogni soluzione. Sicuro questa è quella più economica di tutte. Lo svantaggio lo vedete qui. Soprattutto se giocate nelle partite multiplayer o contro l'IA e volete fare gli infamoni, potete fare una cosa di questo tipo. Ops, tu vorresti passare col tuo pulmino e invece no. E invece ti blocco. Vabbè, in questo caso qua abbiamo fatto i carini, l'abbiamo lasciato passare. Ma c'è qualcosa di molto più grave. Per esempio questo. Ops! Il pulmino non c'è più. Quindi questa è una cosa di cui stare molto attenti. Ora, fatemi ripulire un attimo questa cosa e arrivo subito. Rip, povero pulmino. Quindi, allora, tenendo conto che questo non lo abbia, non è meglio evitarlo, a prescindere, abbiamo due possibilità. Un ponte o un tunnel. Ovviamente questo si possono fare anche dal punto di vista ferroviario. Possiamo fare un bel tunnel ferroviario. Ho un bel ponte ferroviario, facciamo uno di qua, via. Questo per fare belli. Tanto vedete che qua lo faccio un po' storto, ma si può fare. Come vedete con il ponte avremo un limite, che a seconda di quanto spenderemo avremo comunque un limite di velocità. 257 fino alle monorotaie non dovreste avere problemi, perché qua potete costruire ferrovie, monorotaie o maglev. Allora, questo è lo scenario artico, quindi probabilmente non ci sono le ferrovie elettrificate. Però fino a... anche con le ferrovie elettrificate non dovreste avere problemi. Già con questi limitano la velocità. È un po' più stretto del tunnel, ma venite comunque limitati. Non potete mettere segnali sopra i ponti, e neanche sui tunnel. Potete metterli in ingresso e in uscita. In questo pezzo qua il treno va liscio, e anche qui il treno va liscio, e anche qui il treno va liscio. Con le strade, stesso discorso con i sensi unici. Non potremo fare un senso unico sul ponte, né nel tunnel. Però il vantaggio è che il tunnel sostanzialmente non limita in alcun modo la velocità. I ponti sì, anche se sono un po' più veloci. Quindi questo è più o meno quanto possiamo dire. Allora, dei ponti possiamo dire ancora qualche cosina, che ovviamente aiutano quando dovete varcare dei grossi allora, un'altra cosa utile con le città è che i ponti, se ne fate uno, questa parte verrà occupata integralmente dal ponte. Qua la città non potrà espandersi in alcun modo. E quindi è una cosa un po' brutta. Se riuscite a ravanare in modo tale che... Allora, vediamo un bosco nuovo. No. Se riuscite a ravanare, come in questo caso, qua vedete che la ferrovia passa sotto la cittadina, e quindi problemi non ce ne sono. Cioè, la città può espandersi e noi ci andiamo avanti e indietro da quella città lì senza alcun tipo di problema. Detto questo, altra cosa da dire sui ponti, ovviamente occhio ai dislivelli. Allora, noi possiamo fare un ponte che supera
come in questo caso. Allora, fortuna farlo in questa direzione perché è un po' più chiara. Un solo dislivello. Uno di sopra e via. Oppure impari, come in questo caso. Se io sollevo ancora un po' questa parte qua, iniziamo a avere dei problemi, perché le estremità del ponte non sono allo stesso livello. Se invece faccio così, nulla mi vieta di fare un ponte che supera due dislivelli. E così via. Spendendo una marea di soldi, ma fate tutto per voi. Mandatemi un bel PayPal, anzi fatemi una bella sub che sono contento. E così via. Se io faccio pam e faccio così, il ponte lo posso comunque fare. L'importante è che ci sia al massimo uno di dislivello tra una parte, un'estremità e l'altra. Allora, maggior parte delle volte ci troveremo a giocare su scenari abbastanza pianeggianti, ma nulla ci vieta di, quando creiamo il paesaggio, di fare quello, di fare paesaggi molto montuosi. E quindi tunnel e ponti potrebbero essere il nostro pane quotidiano. State attenti quando lo fate. Una cosa che vi devo dire. Prendiamo il ponte stradale. Ovviamente qui lo possiamo fare. Qui che è un pochino storto lo possiamo fare lo stesso. Qui che è un pochino storto possiamo fare sia qui che qui, tra l'altro. Qua c'è una bella fabbrica. Non si può fare. Ma questo a prescindere dall'altezza, Se adesso alzo... parecchio qua. Denaro insufficiente. Dannate cose. Dannato capitalismo. Adesso siamo molto più in alto della fabbrica. Facciamocene un altro per sicurezza. E op, invece. E op. Hai ragione. Devo alzarlo ancora un pochino. Allora, 1, 2, 3, azienda alimentare di mezzo, non lo potremo fare. Qua c'è una strada, ponte? Sì, si può fare, lo blocchiamo completamente la strada. Premendo X, vediamo che qua c'è la strada, ma non va da nessun'altra parte. C'è una casa di mezzo? Non si può costruire. Ovviamente non possiamo fare ponte dall'acqua all'acqua. E anche qua, se alzo da una parte o dall'altra, comunque non si riesce a fare. Quindi occhio quando fate i ponti, che non ci siano fabbriche o case di mezzo. Le strade sì. Ah, c'è un'altra cosa su cui non si possono costruire i ponti. E questo magari potrebbe tornarvi utile se volete fare i cattivelli nel multiplayer. Ops, la stazione ferroviaria. Sulle stazioni non si possono fare. Non ho controllato con quelle dei pullman, ma possiamo farla al volo. Per esempio qua. Lontana Fieschi, dobbiamo farlo per il progresso e la scienza. Non puoi ostacolare il progresso in questa maniera qua, con le tue cose. Ok, facciamolo qua. Facciamo la stazione dei pullman. Ponte! Ops, non si può fare neanche così. Tenete la mente quando volete fare delle infamate. Sopra questo, anche questo edificio non ci permetterà di costruirlo. Sopra un ponte? Sì. Sopra un tunnel? Sì. Tenete a mente tutte queste cose, mi raccomando. Ultimo test, abbiamo un ponte. Potremmo costruirci un ponte sopra un altro ponte? Proviamo a vedere. Ops, non si può fare. Però vabbè, possiamo costruirlo sotto, senza nessun tipo di problemi, di norma. Se sotto c'è l'acqua, ovviamente, ciaone, dovremmo fare un altro modo. Anche sulle vie d'acqua, ovviamente, si possono fare i tunnel e i ponti. Occhio a quanto vi costano, vedete qua? Occhio a quanto vi costano. Ma probabilmente avrebbe più senso utilizzare un mezzo di trasporto navale o addirittura gli aerei.
Altre cose sui dislivelli. Questa banca ci vorrà molto bene. Adesso vi faccio vedere una cosa simpatica, simpatica sui dislivelli. Allora, facciamo un trasporto navale da Mezza Rotonda a Imperia. Anzi, da Mezza Rotonda a Rocca Greca. Non ce la facciamo. A Imperia, no. Da Casabrevi a Desenzano. No. No, facciamo allora da Mezza Rotonda a Imperia. Per qualche ragione lo vogliamo piazzare qui. Quindi, allora, innanzitutto mettiamo qua. Allora, per piazzarlo qua non dobbiamo sollevare il terreno. Uno di qua, uno di qua. In questo caso abbiamo la superficie piatta per passare. Se io creo una nave... Ovvio, potevo crearlo qua, ma quello che voglio far vedere è un'altra cosa. Creiamo un traghetto che va da qua a qua. Velocizziamo e vediamo che questo va. E attenzione, impossibile raggiungere il porto di Imperia. E perché questa cosa? Guardate qua. Vedete queste piccole cose? Vuol dire che qua c'è un dislivello da superare e le navi ovviamente non possono farlo. Dovremmo costruire una chiusa. Non consentito durante la pausa. E adesso magicamente la nave va verso Imperia e scende anche così. Quindi ricordatevi, con le navi è chiuse, costano un sacco di soldi, eh? Quindi state attenti quando le fate. Deve essere un motivo. Questa volta non c'era un motivo, bastava farla qua. Però, per esempio, se posso, potrei andare anche fino a Rocca Greca, per dire. Anche perché le navi hanno... navi in transport icon... non hanno meccanismi di collisione, cose del genere. Guardate questo è un ponte... alla pari, cioè un acquedotto vuol dire un ponte per navi. Guardate quanto diamine costa. Ho creato una direzione sbagliata qua. Questo è l'unico ponte che dovremmo fare per forza piatto. Anche per una scemenza del genere ci chiedono 50.000 dollari o euro, quello che è. Piccola aggiunta al video di prima. Ora in questa partita qua abbiamo un sacco di soldi e quindi possiamo permetterci di costruire un bel acquedotto. Quindi perché non farlo? Cioè, la domanda giusta è perché farlo. Ma il perché è perché vi voglio far vedere che questa opportunità. Per esempio qua vedo un bel fiumiciattolo. Ipotizziamo che voglia per qualche ragione fare un bel ponticello. Qua non si può fare, qua si può fare. Ovviamente deve essere piatto da tutte e due le parti, qua non si può fare in maniera intelligente. Passiamo di qua. Ci ha speso 360.000 dollari, ma adesso abbiamo il nostro bel ponte per le barche. E non siete contenti? Abbiamo speso un'altra marea di soldi. Le vie d'acqua costano l'ira di Dio, come avete capito, non sono quelle consigliate. Però così facendo abbiamo fatto una via d'acqua che porta da questa stazione
esempio, adesso facciamo un bel... No, infatti. Scusatemi, adesso facciamo un bel porto. Usiamo lo stratagemma di costruire le stazioni di pullman che poi distruggeremo per avere un'unica stazione per tutto. Un bel porto. Togliamo... le stazioni dei pullman che non ci servono più. E adesso possiamo fare un bel, so che lo volevate, ma un bel mercantile. Che sfruttando questo ponte, per ritornare al prezzo dovrebbe fare un sacco di soldi comunque. Un mercantile che va da qui e scarica qui. Un po', 1, 2, 3, ecco qua che sfondo, e qua ritorno. E e via, questo era quanto. Così abbiamo fatto un bel ponte che è costato l'ira di Dio per andare a prendere le merci e portarle qua sotto, e anche tre passaggi che servono per portare le merci qua sotto. Assolutamente non consigliato, a parte se volete fare una bella guida. Allora, vediamo un po' come mettere in pratica quello che abbiamo imparato con un bello scambio a T o a tre vie a nostra scelta. Allora, il gioco è in pausa, cerchiamo di fermare questi treni sperando che altri non saltino fuori nel frattempo. Tu sei messo in mezzo alle scatole, fermati. Ok, allora, pausa. Cosa fare adesso per trasformare questo incrocio raso in qualcosa di un po' più efficiente? Se per esempio un treno si ferma qui in mezzo, o peggio qui in mezzo, blocca tutto. Quindi non è una cosa che vogliamo fare. Prendiamo e distruggiamo e rifacciamo un po' tutto. Togliamo la pausa. Ecco fatto. Allora, prima di tutto... facciamo in modo tale da non bloccare proprio tutti i treni. Facciamo proseguire questi treni. Perfetto, qua di qua e qua di qua. Perfetto. Allora, tu intanto puoi andare avanti. E anche tu. Poi. Allora, dobbiamo ricollegare questi treni qua. Quindi, se un treno arriva di qua e vuole andare... allora, qua ci sono i semafori in questa direzione. Per andare di qua, la questione è molto semplice. Possiamo fare così. Abbiamo un po' di margine, giusto per sfizio. E andiamo di qua. E questo è fatto. Se vogliamo invece che un treno da qui vada di qua, tipo questo poveraccio che si è bloccato, possiamo fare così. Ricordatevi i semafori. Se stai entrando in una nuova linea, sempre il semaforo per bloccare eventualmente problemi. Se stai entrando di qua, stessa cosa. Ora, se volessi andare da qua a qua, dovrei tagliare. Quindi non è un granché come situazione. Però possiamo fare una linea che passa o sotto o sopra quello che abbiamo appena fatto. Siccome i tunnel sono quelli un po' più efficienti dal punto di vista della velocità, passiamo sotto. Tanto mi sono accorto adesso che sono ferrovie e non ferrovie elettrificate, quindi le convertiamo al volo. E proseguiamo con le ferrovie elettrificate, mi capita spesso questo errore. Allora, questa linea adesso va oltre, quindi... andiamo qua. Questa linea deve fare il giro, andare di qua. Se vogliamo che i treni da qua vadano su questa linea. Facciamo un po' così. Diamo un po' di capacità ai treni di girarsi in maniera efficiente, spostando magari il semaforo. Ok. E adesso facciamo la stessa cosa da questa parte. Quindi giriamo, giriamo,
Mortale che i treni arrivano da qua, fanno il giro e vanno qua. Poi da qua, una volta che sono che ripartono, posso ripartire su questa linea oppure andare qua sotto e andare di qua. Mentre i treni che arrivano da qua possono andare in stazione di qua e poi ritornare sempre o su questa linea o facendo il giro di qua. Questo è un attraversamento standard e si chiama Cloverfield, che vuol dire a trifoglio, quadrifoglio, praticamente. Bene, ora che abbiamo visto come funzionano gli scambi ferroviari, cioè come funzionano gli scambi a raso, eccetera, eccetera, andiamo a vedere un caso applicativo. Abbiamo preso una nuova mappa, abbiamo dei treni che vanno avanti e indietro dalle città di Nord, Sud, Est e Ovest. E quindi io direi che questo scambio in mezzo lo chiamiamo 883 per volontà di citazioni a caso. Come vedete qua c'è qualche piccolo problema, cioè quando è molto trafficato si bloccano i treni e questo potrebbe causare qualche rallentamento. In più abbiamo il problema che se volessi mandare un treno da nord a est, per esempio, non c'è la linea in questa maniera qua. Dobbiamo fare provare a fare un attraversamento a raso. Quindi se io volessi andare da est, di qua e di là, e viceversa, devo fare tac. Allora, per andare così e per tornare di qua. Perfetto. E se volessi andare da nord a ovest, no, da est. Ovest, da est a sud, andare di qua. Insomma, ci siamo capiti. Se volessi andare da sud a est, devo fare così. E se volessi, e l'ultimo giro, come avete capito, si fa così. Abbiamo un attraversamento qua abbastanza complicato, come potete vedere. E più treni ci mettiamo, più sarà affollato. Datemi un secondo solo che li creo. Perfetto, abbiamo creato i nuovi treni che ho ribattezzato gruppo diagonali, che saranno blu, per vedere come si possono colorare alcuni treni e basta. Andatevi a vedere come si creano i gruppi. Ho creato gruppo diagonali, est-ovest e nord-sud. Ok, come vedete qua inizia a essere un po' troppo affollato, i treni continuano a stopparsi. Soprattutto i treni che se si rompono qui in mezzo, la linea è completamente bloccata. Quindi dobbiamo fare qualche cosa per rendere questo scambio più efficiente. Adesso diamo un punto di salvataggio, perché questo è sempre un punto un po' delicato. Mandiamo tutti i treni al deposito, in modo tale da non intralciarci con le costruzioni e soprattutto non farli saltare per aria, perché i treni possono scontrarsi e quindi rompersi. Perfetto. Allora, intanto una cosa che dovevamo fare che era intelligente è non tenere i semafori qui, così non bloccano l'incrocio. Ma adesso facciamo un incrocio un po' più intelligente. Distruggiamo tutta questa parte qua. Bam! Prendiamo in prestito un po' di soldi dalla banca. Ancora. Allora, cosa possiamo fare nel nuovo 883? Intanto questo è percorso diretto e va bene, e rifacciamo i segnali ferroviari come erano prima e va bene. Poi questa linea qua non voglio che intralci quella nuova, come abbiamo visto prima. Ci conviene, per non limitare la velocità dei treni, fare un bel tunnel che passa sotto, 1 e 1-2. Dentro il tunnel non possiamo fare i segnali ferroviari, ma cosa importante è che adesso non vengono bloccati. Ora dobbiamo fare le diagonali. Allora, intanto facciamo una diagonale di qua. Quindi un treno che esce di qua va diretto in questa direzione. Prima di incrociare, ovviamente, è bene mettergli un bel semaforo, che non si sa mai, che non si scontrino. Rimuoviamo questo semaforo qua con lo strumento di rimozione, premete R
E la mettiamo magari un pochino indietro. E anche qua facciamo una bella diagonale in modo tale che il treno che esca da di qua possa buttarsi qua dentro e fare ok. Quindi abbiamo capito, le diagonali le facciamo anche di qua. Qua c'è un altro bel semaforo da rimuovere. Ovviamente anche qua semaforino prima di buttarsi dentro, perché poi succedono dei problemi. E allora, abbiamo creato tutto? Non lo so. Perché per esempio se un treno esce da qua e vuole andare di qua, come fa? Esce di qua e va di qua. Se un treno va dritto, se il treno vuole andare di qua, invece come può fare? Non c'è una strada. Adesso salviamo. Come si può fare? La risposta è duplicare questa linea. Quindi non solo faremo questo, ma faremo anche questo. Ci sarà, ok, un momento, un blocco qui. Però è già un metodo molto più efficiente. E potrà gestire più treni rispetto a quanto gestiva rispetto a prima. Ricordiamoci al solito di mettere i segnali in maniera corretta e di fare tutti gli incroci correttamente, altrimenti poi non funziona e ci chiediamo perché. Questo è l'incrocio base a quattro vie. Potete fare roba molto più complicata per gestire veicoli molto più veloci, eh? Questo non mi piace in questa posizione perché blocca tutto. Qua non è ancora completo. Così dovrebbe andare. Facciamo partire tutti la nostra flotta di treni. Vediamo che quelli bianchi intanto si vanno a piazzare nelle loro linee dirette. Qua forse serve un segnale in più. Non è un piacere per gli occhi vedere tutti questi trenini che vanno. Forse un pelino più avanti. E anche quelli blu vediamo che adesso si adattano un po' meglio. E questo è un incrocio base fatto bene, con possibilità di treni che vadano ad alta velocità. Anche qua ci saranno un po' di incroci, perché ci saranno treni che in coda, perché abbiamo comunque una marea di treni piccolini. Ma già il traffico è un po' più scorrevole in questa maniera. Ovviamente se sono troppi treni andremo a vedere un tutorial successivo come fare le stazioni con più binari e come renderle più efficienti. Comunque, come vedete, la rete non si blocca e sono abbastanza efficienti, a parte in questo momento. Bene, il vostro buon coach vi saluta, se vi piace la serie mi raccomando mettete un mi piace e seguitemi, tanto che sgorghiamo questo incrocio. Mettete un mi piace, seguitemi e ci vediamo per un prossimo tutorial. Ciao, statemi bene!